come al solito gli sms. Buongiorno, è un po' che non ci vediamo. Ma non ci vediamo perché probabilmente non abbiamo molto da dirci, nel senso che il governo non si fa, ma questa per voi ovviamente non è una sorpresa. Voi avrete capito abbastanza bene che gli argomenti che vi ho posto nelle precedenti edizioni di questo nostro appuntamento, ovvero il fatto che al di fuori delle urne non esiste una soluzione stabile, perché questa maggioranza è intrinsecamente rissosa, perché la mossa spavalda di Matteo Renzi sicuramente non ha rasserenato il clima, insomma è stata una mossa di per sé, diciamo, divisiva, per tutta una serie di motivi, perché è difficile che si pensi di poter fare in sei le cose che non si sono volute fare in volute o più esattamente potute fare in quattro, insomma è inutile girarci intorno, qui si sta comprando tempo, è appunto la verkaufte Zeit di Streck, si sta comprando tempo, ma non si sta però arrivando a una soluzione, e quindi in realtà si sta sprecando tempo, questo lo sapete. Nel complessivo quadro del lavoro che qui facciamo per riavvicinare le dichiarazioni ai fatti, la realtà all'apparenza o viceversa e quindi per esempio anche la costituzione cosiddetta materiale, cioè come si comportano, a quali leggi non scritte obbediscono gli organi costituzionali dello Stato, alla costituzione formale, cioè a quello che è scritto nella carta costituzionale, oggi mi ha colpito un'osservazione di Giuseppe Liturri, che è insomma un giornalista della Verità, è stato ci ha accompagnato per lunghi anni, credo dal 2012 o 2013, nel percorso del nostro blog, dove era un commentatore particolarmente attivo e intelligente. Diciamo così, come diceva Leonardo, che non è buon allievo chi non supera il maestro, e di converso penso di poter dire che non è buon maestro chi non viene superato dal suo allievo. In questo senso oggi mi sento un buon maestro, perché oggettivamente Liturri, nella misura in cui posso aver contribuito, ma i suoi occhi erano già ben aperti prima, onestamente risulta per tabulas, ma insomma, nella misura in cui posso aver contribuito a far maturare in lui alcune riflessioni di ordine generale su come funziona l'Europa, e quindi nella misura in cui posso considerarmi pro quota, insomma, un suo fra virgolettissime maestro, effettivamente, diciamo così, mi ha superato con un'osservazione che può sembrare banale, ma che invece secondo me banale non è, e che ci spiega parte di questo stallo. Per capire però il senso di questa osservazione, dobbiamo renderci conto del fatto che alcune istituzioni italiane sono garanti non dell'unità della nazione, ma dell'unità europea. Se partiamo da questo presupposto, allora l'osservazione che fa Liturri l'ha fatta su Twitter, non so se l'ha ripresa anche in qualche suo articolo, ma avete modo di leggerli i suoi articoli, male non vi farà. Se la osserviamo in quest'ottica, cioè nell'ottica di un processo politico, quello della formazione del governo, gestito da istituzioni che nella Costituzione materiale diventano di fatto garanti dell'unità europea, ecco che questo accanimento terapeutico, questa respirazione bocca a bocca che il presidente Fico in questo momento sta facendo al cadavere putrescente di una maggioranza che in realtà non è mai esistita, perché è esistita solo, diciamo così, dialetticamente per negazione del diritto del centrodestra di andare a governare,
questo accanimento terapeutico prende una luce assolutamente adamantina, cristallina, e quello che sembra un gesto macabro per certi versi, perché la maggioranza è morta, insomma, macabro e irrazionale, cioè quello che sembra necrofilia da un certo punto di vista, in realtà improvvisamente diventa la naturale conseguenza dell'insieme di regole non scritte in cui noi siamo inseriti. E vi spiego cosa intendo dire. Vi ricordate la riforma del MES? La riforma del MES aveva fra i vari scopi quello di, diciamo, avviare al salvataggio delle grandi banche. Le grandi banche, insomma, come sapete, in Europa sono prevalentemente al nord, quindi, insomma, sarebbe pleonastico dire grandi banche del nord. I soldi asseritamente disponibili presso il fondo salva stati. Quindi da fondo salva stati, qualcuno banalizzava, però c'è del vero in questo, il MES con la riforma diventa anche un fondo salva banche. E naturalmente si rovescia, diciamo così, il meraviglioso afflato di solidarietà europea in virtù del quale la Germania ci ha imposto regole razionali perché aveva paura di pagare per il nostro debito pubblico. La verità è che con istituzioni come il MES siamo noi che corriamo un rischio abbastanza serio di pagare per i loro debiti privati. E poi alla fine, insomma, queste sono cose che sapete. Ma allora ragioniamo un attimo sul percorso di questa riforma, perché questa riforma non è compiuta. È stata firmata a fine gennaio, non mi ricordo, mi sembra il 27, dagli ambasciatori delle alte parti contraenti, quindi ovviamente ambasciatore non porta pena, insomma, porta penna per firmare, ma non porta pena, è uno snodo dell'ingranaggio, quindi non accanitevi contro Sua Eccellenza, che di cui non dico neanche il nome perché altrimenti vi accanite, che non c'entra nulla, cioè lui ha eseguito un ordine, banalmente non poteva fare altro, c'è un accordo politico che non è certo preso a livello degli organi della nostra diplomazia. Ma attenzione, manca l'ultimo, anzi il penultimo passaggio politico. E il penultimo passaggio politico qual è? Ma è semplice, è la ratifica. La ratifica da parte del Parlamento, devono ratificare tutti e poi, e quello è veramente l'ultimo passaggio, devono darsi la prova d'amore, le alte parti contraenti, dando ognuno all'altra la prova di aver effettivamente ratificato il trattato, cioè più esattamente gli emendamenti al trattato, la riforma del trattato in questo caso. Bene. Naturalmente, se si andasse a votare e cambiasse la maggioranza, esiste una probabilità che non vi saprei quantificare, insomma, che il nuovo Parlamento si pronunci contro questa ratifica. E questo ovviamente rappresenterebbe un serio problema per chi questo trattato lo ha tanto voluto, la riforma del trattato più esattamente. Tutto questo, come sapete, è del tutto indipendente dal tema di prendere i soldi del MES per la sanità, cioè dal delirio, diciamo, renziano di chiedere, mi pare adesso, 9 miliardi, cioè meno di un'asta di BTP, insomma, lui vuole che ci leghiamo le mani con questa istituzione, del tema finanziario gliene importa il giusto, perché l'obiettivo che vuole raggiungere è un obiettivo politico, che non è certo ricostruire quegli ospedali che quando era il governo ha chiuso, ma era incaprettare l'Italia in trattati internazionali che consentirebbero alle burocrazie di Bruxelles di continuare a far comandare lui e i suoi amici quando fossimo al governo noi, ma questo lo sapete. Però ecco, questo snodo
del fatto che un passaggio elettorale, un passaggio per le urne, metterebbe a rischio il compimento di questo progetto di salvataggio delle banche del Nord, fa apparire in tutta un'altra luce tutta una serie di apparenti inerzie, di apparenti o più esattamente di apparentemente irrazionali accanimenti nel perseguire una strada che non porta da nessuna parte. In realtà porta, se non porta da nessuna parte, non porta soprattutto dove loro non vogliono andare, cioè non porta a rimettere in discussione un trattato penalizzante per il nostro paese. Credo che essendo questa la motivazione, cioè preservare, diciamo, la cosiddetta unità europea, loro si atterranno a questa linea di condotta perinde a cadavere. E il cadavere c'è già, è quello della maggioranza, adesso manca il perinde, ma ci stanno lavorando, come vedete, perché continuano a calciare la palla avanti, poi la calceranno in tribuna. In tutto questo, naturalmente, a questo punto ci sono due scenari, anzi con varie ramificazioni, diciamo: si vota o non si vota. Se non si vota, questi vanno avanti, ratificano, ulteriore umiliazione per i 5 Stelle, e dopo c'è il passaggio dello scambio degli strumenti di ratifica, un altro passaggio in cui sono coinvolti gli ambasciatori, che non portano pena. Non si vota. Se si vota, se si vota, ovviamente l'uso, diciamo così, del MES come grimaldello per scardinare uno schieramento politico, a questo punto passa, diciamo, nelle mani della sinistra nei confronti della destra, perché sapete che anche il centrodestra è un po' diviso su questo punto. In realtà il centrodestra però non è diviso sul tema della riforma, perché sul tema della riforma siamo tutti abbastanza d'accordo che sia una gran porcata. Siamo divisi sul tema dell'utilizzo di quei fondi miracolosi e a basso costo, secondo alcuni, ma ad alto rischio di commissariamento del paese, per rimettere in piedi la sanità, che insomma, diciamo, vale il solito principio, la barzelletta secondo cui chi ci ha fatto chiudere gli ospedali ci presta i soldi per riaprirli, non fa ridere, non è credibile, e naturalmente infatti sappiamo che ci sono degli scopi diciamo non dichiarati sottostanti a questa insistenza per l'assunzione di questi prestiti. Ecco, diciamo che questa lettura di Liturri, secondo me, è interessante. Secondo me è interessante. Tenete presente che, tornando allo scenario in cui non si vota e quindi c'è la ratifica, ecco, ci sarà poi un ulteriore passaggio per umiliare completamente il nostro paese, cioè, come al solito, la Corte Costituzionale tedesca, suppongo, che obietterà, farà le sue obiezioni, perché qualche tedesco farà qualche ricorso, perché, come dire, è una caratteristica dello spirito tedesco la profondità che non va sempre insieme con l'intelligenza, però insomma, ecco, tant'è vero che i tedeschi più diciamo intelligenti, più brillanti, penso per esempio a Rilke, facevano l'elogio della superficialità, ma insomma, questo, diciamo, i pochi europei che si ricorderanno questo passaggio saranno contenti, agli altri questa roba sostanzialmente non interessa, ma siccome appunto non sono intelligentissimi, facilmente, o più esattamente, sono diversamente intelligenti, nel senso che ognuno ha la sua intelligenza, ci sono diversi gruppi con diversi interessi. Qualcuno si sentirà leso dal trattato, farà ricorso alla Corte Costituzionale e quindi avremo un passaggio al Karlsruhe prima dello scambio degli strumenti di ratifica, secondo me, è altamente probabile. In quel caso, sempre sul tema diversamente intelligenti, dotati di una diversa lettura delle cose, naturalmente intendo dire questo, non nel senso di impaired, ma nel senso appunto di
soffermantisi su diverse sfaccettature del reale. Avremo l'amico Musso, che tengo a precisare che non è un certo avvocato che si è sentito chiamato in causa, non so perché, io non ne ignoravo l'esistenza, e anche voi, ma è il nostro amico, insomma, della nostra community su Twitter, che con un anonimato da pentito di mafia, tutela la sua privacy, fa benissimo, interviene in diverse trasmissioni molto interessanti, quelle del canale Meglio di Niente, su YouTube per esempio, e commenta anche su Atlantico, su dei magazine online, diciamo, interessanti e a modo loro, insomma, autorevoli. Ecco, allora avremo come al solito il nostro simpatico amico Musso, che comincerà a dirci che l'Europa trema perché Karlsruhe, perché qua, perché là. E poi, come sempre, quando il simpatico amico partecipante al dibattito, lo trovate in dibattito spesso anche con Giuseppe, che invece è una persona di buon senso, quando il simpatico amico si sarà crogiolato un po' nell'idea che tutto salti per aria, come al solito, quando lui si preoccupa non succederà niente, gli strumenti di ratifica verranno scambiati, se la Corte Costituzionale tedesca sarà coinvolta, siccome non è certo fatta da stupidi, dirà a noi va benissimo così, e niente, avremo rivisto per l'ennesima volta un film già visto. Va bene? Questo è quello che ci aspetta. Ma per arrivare a questo tipo di snodo è assolutamente essenziale blindare il cadavere di questa maggioranza. Lettura complottista, sono sicuro che qualche PDino dirà così, ma no, questa è una lettura che è nei fatti ed è nelle cose. Poi è chiaro che ci sono mille e uno motivi per cui nelle intenzioni degli attori, diciamo, di questo processo, questo esperimento politico da isola del dottor Moreau deve andare avanti, non c'è necessariamente solo il desiderio di obbedire all'ordine di salvare le banche tedesche, insomma, che per quanto imperioso possa essere, è chiaro che non esaurisce tutto lo spettro degli interessi di un Renzi o di altre persone che non possono neanche essere nominate, insomma. Però diciamo che questa cosa sotto c'è, anche perché, vedete, il più potente fattore di inquinamento del dibattito politico italiano, banalmente, è l'elemento che in re ipsa ci impedisce di riflettere serenamente su quale sia il nostro interesse. E qual è questo elemento? Questo elemento è, ahimè, la costruzione europea, perché sposta continuamente l'asse del dibattito fra quale potrebbe ragionevolmente essere il nostro interesse e come realizzarlo, rappresentarlo, tutelarlo, difenderlo anche nelle sedi europee, e la subordinazione di questo interesse a un interesse altrui che peraltro non sappiamo neanche che cosa sia, dal momento che, siccome di fatto la cosiddetta Europa non c'è, non ci può neanche essere l'interesse europeo. Se anche un governo italiano volesse realizzarlo, non saprebbe qual è, perché qual è? È quello dei tedeschi, è quello dei polacchi, è quello dei francesi, è quello dei finlandesi, è quello degli svedesi, è quello dei ciprioti, non si sa. Quindi, vedete, la situazione è molto ingarbugliata, anche perché abbiamo ereditato una matassa estremamente aggrovigliata e, diciamo così, alla fine la storia interverrà e taglierà il nodo di Gordio. Io auguro a tutti di arrivare in buona salute a quel momento e vado a lavorare, perché anche se nell'occhio del ciclone c'è calma, è esattamente per questo motivo che noi ne approfittiamo per lavorare. Arrivederci.